Buongiorno Daido, sapete che cos'è Webpack, no? Beh, per chi non avesse le idee chiare, è un module bundler per JavaScript, cioè è un software, peraltro sempre scritto in JavaScript, che crea un bundle di asset a partire da diversi file sorgenti e dipendenze. Dato un entry point, per esempio index.js, e un output, quindi per esempio la cartella dist, Webpack va a pescare i vari file che vengono richiamati e importati dall'applicazione, caricandoli sfruttando i loaders, per esempio Babel per fare transpiling, o loaders per gli stili tipo sass, less, eccetera, e poi applicando dei plugin che possono modificare il processo di build o l'output. Questo è in sostanza Webpack ed è diventato uno standard de facto perché ha permesso di generare bundle di applicazioni JavaScript sia nel browser che lato server, e per esempio il bundle di default in Angular, React per dire. Bene, quindi qual è la news? La news è che Vercel, che è la compagnia fondata dal creatore di Next.js e molto attiva nell'acchiapparsi i talenti del mondo JavaScript open source per mantenere i progetti e sfornarne di nuovi, ha annunciato ieri di aver lanciato il successore di Webpack, cioè TurboPack. Il creatore di Webpack, Tobias Koppers, anche lui sta in Vercel e ha guidato lo sviluppo di TurboPack. Su che cosa si concentra il post di lancio? Ma ovviamente sulle performance. L'obiettivo principale era quello di avere build più veloci, quindi, come toccato ad altri tool dello stack JavaScript, anche il bundler è stato riscritto in Rust. E questo, detto di Vercel, ha portato a build 10 volte più veloci di Vite e 700 volte più veloce di Webpack su applicazioni grandi. Su applicazioni più grandi è ancora più veloce. Al momento TurboPack è in alfa e sarà usato per il development server di Next.js 13, ma diventerà in futuro il bundler di default anche sulle build di produzione e ci saranno migration path per gli utenti Webpack. Insomma, al di là della fuffa comunicativa, questo tool va davvero tenuto d'occhio. Dietro ci sono persone quantomeno esperte di ecosistema JavaScript, quindi ecco, segnarsi tutto. Oh, per chiudere questo episodio, sappiate che le nuove potentissime Nvidia RTX 4090, uscite qualche giorno fa e costose quanto uno scooter nuovo di buon livello, sono talmente potenti da fondere i connettori dei cavi di alimentazione. Sono stati riportati vari casi ad oggi e in pratica i pin dei connettori 12 VHPVR, che sono quelli che collegano l'alimentatore alla scheda video, si sono fusi per il calore e sembra che in realtà il problema sia dovuto al design del connettore, che quando il cavo viene piegato troppo vicino al punto d'ingresso tende a generare troppo calore e quindi a fondere il connettore. Quindi controllate i connettori delle vostre 4090 e sappiate anche, ci aggiungiamo anche questa news, che 8 RTX 4090 in parallelo possono decrittare qualsiasi password di 8 caratteri in 48 minuti e dai dati statistici pare che 8 caratteri sia la lunghezza più comune tra le password in giro. Quindi una sola 4090 può decrittare una password media in qualche giorno, motivo in più per migrare al più presto allo standard passkeys, ma di questo magari parleremo un altro giorno. Grazie per avermi seguito anche oggi e grazie per aver seguito in tanti. Ieri sera, la prima puntata della nuova stagione di Continuous Delivery, è stato un esordio fantastico. Recuperatela in podcast o YouTube se non l'avete ancora vista e noi ci becchiamo domani. Ciao!